Tommaso Tutino, 21enne originario di Napoli e residente a Fossombrone, è stato arrestato perché ritenuto responsabile dei furti tentati e consumati commessi in parte in concorso con Filippo Trotta, il 31enne fanese, arrestato lo scorso dicembre dopo aver messo a segno 17 furti e tentati furti in attività commerciali a Fano dall'agosto a fine 2014. I carabinieri erano infatti convinti che in alcuni episodi l'asportazione di pesanti macchine cambia soldi e il loro trasporto presupponeva la presenza di un complice di un veicolo. Poi è arrivata la prima segnalazione. Un gestore di un bar dell'entroterra ha segnalato la presenza di un giovane che cambiava monete in banconote nella macchinetta del suo locale. La felice intuizione dell'uomo ha consentito di ipotizzare un primo sospettato e di avviare le attività tecniche. Finalmente, il 10 dicembre scorso, durante l'ennesimo furto, le telecamere interne del circolo Acli di Fano hanno immortalato due persone che rubavano slot machine. I filmati, sommati ai primi sospetti, hanno consentito di accertare una responsabilità nei confronti di Trotta, ma anche gravi indizi nei confronti dell'amico. Però le dichiarazioni rilasciate sulla stampa locale hanno provocato uno stop all'operatività del complice, rendendo complicato ottenere gli elementi necessari alle indagini. Stesso problema anche per il furgoncino bianco utilizzato dai malviventi. Si è scoperto infatti che si trattava di una Fiat Panda di colore grigio. Inoltre, dopo l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Trotta, Tutino ha cercato di usare ogni tipo di cautela per proteggersi dalle indagini. Nonostante tutto, gli appetiti di chi vive una vita al di sopra delle proprie possibilità hanno indotto il ragazzo a tentare un ulteriore colpo. A fine 2014, infatti, ha tentato un furto al circolo anziani di Gimarra. In quel caso, una guardia giurata libera dal servizio socio del circolo lo aveva visto e affrontato chiedendogli spiegazioni, ma allo stesso tempo aveva avvisato i militari. Il giorno successivo il 21enne ha messo a segno un furto al bar Centorole di Fano e le telecamere interne hanno fornito le prove decisive. Così i carabinieri del Norma hanno trasmesso la documentazione al PM Valeria Cigliola. Poi il GIP del Tribunale di Pesaro, Raffaele Cormio, ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Tommaso Tutino. Il ragazzo al momento dell'arresto era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché a fine gennaio era stato tratto in arresto in flagranza di reato anche dai carabinieri di Fossombrone, sorpreso a rubare al circolo degli anziani.